Quando Lucas Sousa si è sposato con la cantante e intrattenitrice Jojo Todinho, molte persone hanno reagito con critiche e scetticismo. Fan e amici della coppia avevano molti dubbi riguardo a questa unione, ma 2 anni dopo si sono pentiti della loro reazione iniziale. Fin da quando aveva solo 20 anni, Jojo Todinho ha cercato di sfondare sulla scena musicale con generi come funk, carioca e samba. È diventata famosa quando ha vinto una gara canora di alto livello chiamata A Fazenda, guadagnando 1,5 milioni di dollari che ha utilizzato sia per far progredire la sua carriera, sia per migliorare la vita di centinaia di bambini bisognosi. Jojo amava i bambini ed era determinata ad aiutarli perché un tempo lei stessa aveva avuto grosse difficoltà economiche. Era stata cresciuta dalla nonna a causa di circostanze familiari sfortunate e sebbene non fosse mai stata indigente, non aveva nemmeno navigato nel lusso. Dopo aver vinto il concorso di canto, è diventata famosa per la sua abitudine di dichiarare apertamente la sua gratitudine a Dio ogni volta che si esibiva. Ora Jojo aveva la fama che aveva sempre sognato e si trovava in quella fase della vita in cui cercava un compagno con cui dividere la sua felicità. Essendo una cantante e autrice di successo, aveva molti fan, ma era alla ricerca di una persona con cui condividere il suo cuore. A 24 anni era pronta a trovare la persona giusta e a sposarsi. Un anno ha deciso di partire per il Messico per godersi un po' di sole con il suo fidanzato del momento, Marcio Felipe. Il viaggio faceva parte di un evento in cui varie celebrità partecipavano a eventi condivisi. Sebbene la loro relazione fosse stabile, tra Jojo e Marcio mancava qualcosa. Spesso Jojo aveva la sensazione che quello giusto fosse ancora là fuori. Questa vacanza sarebbe stata un momento per cercare di fare chiarezza sul futuro. Mentre si godeva la vacanza, Jojo ha incontrato inaspettatamente Lucas Sousa. Questo incontro fortuito le ha scombussolato la vita, dato che era già in una relazione ufficiale, ma stava rapidamente sviluppando forti sentimenti per quest'uomo. Qualcosa in Lucas ha acceso il suo interesse e l'ha spinta a conoscerlo meglio. Allo stesso tempo, però, non voleva essere infedele al suo attuale fidanzato e quindi ha aspettato qualche mese per schiarirsi le idee. C'erano molte cose di cui non era sicura, ma una ormai era certa. Marcio Felipe non era l'uomo giusto per lei. Quando la relazione con Marcio si è conclusa ad ottobre, Jojo si è ritrovata libera di seguire nuove strade e ha raggiunto l'uomo che le aveva rubato il cuore. Jojo e Lucas hanno iniziato a frequentarsi casualmente, ma la loro storia è diventata quasi subito seria. In un primo periodo Jojo ha voluto mantenere il suo interesse per Lucas nascosto ai suoi fan. Aveva bisogno di tempo per riordinare i pensieri e risolvere alcuni problemi personali. Quando una foto di lei e Lucas è stata diffusa dalla stampa, si è trovata in una situazione molto difficile. Per risolvere quel pasticcio mediatico, ha dovuto fare una dichiarazione pubblica, sebbene non fosse ancora pronta a rivelare la sua storia. Inoltre si è sentita tradita da una persona a lei cara. La persona o le persone che hanno fatto trapelare l'immagine hanno coperto molto bene le loro tracce, quindi è stato impossibile scoprire chi l'avesse tradita in modo tanto meschino. La fuga di notizie ha provocato uno sfogo incontrollato sul suo profilo Instagram e ha contribuito ad alimentare la polemica sulla sua situazione. Da quel momento in poi, Jojo ha dovuto guardarsi alle spalle, sapendo che tra le fila di persone che si definivano sue amiche c'era qualche serpe. Tutto il mondo è interessato alla vita sentimentale delle celebrità. Centinaia di persone erano ossessionate da questo piccolo scandalo che stava avvenendo a galla. Tutti avevano un'opinione e volevano dire qualcosa sulle relazioni passate e attuali di Jojo. Alcuni ipotizzavano addirittura che avesse tradito Marcio con Lucas. Le persone vicine a Jojo si sono sentite in pena per questo attacco pubblico, ma alcuni sostengono che le celebrità rinunciano al diritto alla privacy nel momento esatto in cui scelgono una vita sotto i riflettori. Non possono aspettarsi che i fan si aggrappino a ogni loro parola e poi si lasciano escludere di buon grado dalle situazioni importanti che si verificano nella loro vita. Trovare un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata è spesso una sfida per le celebrità. A novembre, però, Jojo e Lucas hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. La scintilla del romanticismo delle vacanze si è trasformata in una vera e propria storia d'amore, che è diventata sempre più intima nei 5 mesi successivi. Alcuni hanno appoggiato la relazione, mentre altri hanno criticato apertamente quella mossa. Molti hanno persino dichiarato che si trattava di una trovata pubblicitaria da parte di Jojo.
a dicembre, la coppia aveva già annunciato di avere intenzione di sposarsi. Quei pochi mesi sono stati tutto il tempo di cui hanno avuto bisogno per capire che erano fatti l'uno per l'altra. Ancora una volta, la gente ha avuto da ridire. I fan pensavano che stessero correndo troppo e che la relazione non sarebbe durata. Semplicemente non ritenevano Jojo e Lucas una coppia ideale. La coppia pensava che una bella cerimonia di nozze a Rio de Janeiro avrebbe messo a tacere le critiche, ma purtroppo non è stato così. Quando le celebrità si sposano, di solito, si scatena molto interesse da parte dei media. Jojo ha deciso di condividere alcune stille della cerimonia sulla sua pagina Instagram, incluse alcune riprese della cena con le damigelle e un massaggio in topless. I video hanno suscitato reazioni contrastanti. Alcuni fan hanno apprezzato la condivisione di alcuni momenti intimi, mentre altri hanno trovato di cattivo gusto mostrare quello che sarebbe dovuto essere un evento privato. Jojo non riusciva a capire la reazione dei fan. Per lei questa era un'unione benedetta da Dio. Le sembrava che la gente stesse attaccando senza motivo la sua spiritualità e la sua felicità. Era una tempesta difficile da attraversare e a volte si chiedeva se Lucas sarebbe rimasto al suo fianco nonostante i continui attacchi. E ben presto Jojo si è trovata in buona compagnia sotto i riflettori. Chi era Lucas Sosa? Si chiedevano tutti i suoi fan. Questo ufficiale dell'esercito di 21 anni era semplicemente un uomo che si era profondamente innamorato di una donna e voleva passare il resto della sua vita con lei. Anche se sapeva che lei aveva una vita sotto i riflettori, tutto quello che voleva fare era farla sentire amata ed essere un buon marito. Quando Lucas è intervenuta sui social media 2 mesi dopo il loro matrimonio per dichiarare il suo amore per la moglie, ha detto al mondo che dietro il profilo da celebrità di Jojo c'era una donna premurosa, calma e molto intelligente. Questa mossa è riuscita a conquistare il cuore di molte persone, ma non di tutte, che hanno continuato a scavare per trovare del marcio su Lucas. Sebbene Jojo fosse la persona che viveva sotto i riflettori, le persone hanno cominciato ad interessarsi molto a lui e presto i suoi stessi conoscenti hanno iniziato a fare domande scortesi. Alcuni dei suoi amici si chiedevano perché avesse deciso di sposare quella donna, soprattutto perché era nera e anche grassa. Pensavano che Lucas avrebbe potuto trovare facilmente una persona più adatta a lui e più bella di Jojo. Non volevano che si accontentasse di lei, perché la trovavano brutta e non meritevole del suo amore. Naturalmente Lucas non condivideva le loro opinioni e amava Jojo esattamente com'era. Ma questo non significa che quei commenti offensivi su sua moglie non lo abbiano ferito nel profondo. Gli esperti suggeriscono di lasciar perdere ciò che dicono gli altri e di concentrarsi su ciò che è vero ed importante. Ma è più facile dirlo che farlo. Deve essere stato molto difficile per Jojo sapere che le persone non credevano all'autenticità del suo amore per Lucas. Per fortuna, i sentimenti che provavano l'uno per l'altra erano più forti dei commenti al vetriolo sulla loro relazione. Jojo voleva trovare l'amore e con Lucas sente di aver raggiunto il suo obiettivo. Oggi la coppia sta lavorando alla propria vita insieme e condivide ancora lo stesso amore che li ha uniti fin dal primo giorno. Non permetteranno alle critiche di smorzare la loro felicità e di avere un impatto negativo sul loro matrimonio e sul loro futuro insieme. Lucas dichiara apertamente il suo amore infinito per Jojo sui social media, ogni volta che ne ha l'occasione, e la elogia costantemente come la donna nera più bella che abbia mai visto. D'altro canto, Jojo non smette mai di ringraziarlo per la sua dolcezza, il suo sostegno e la sua lealtà. I due piccioncini sono determinati a dimostrare che i critici si sbagliano e a rimanere insieme per il resto della loro vita. L'esito finale è ancora da vedere, ma nel frattempo molte persone si sono pentite delle loro accuse passate nei confronti della coppia e ora invidiano la loro bellissima storia d'amore. Voi cosa pensate della relazione tra celebrità e persone comuni? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.